E partiamo velocissimamente. Intanto vi chiedo scusa da parte di Sergio Ferraris, che doveva essere il primo relatore della mattinata. Lui ha avuto un piccolo problema di salute e quindi non è potuto partire da Roma. Lo sostituirò, immagino indegnamente, ma insomma ci provo. Il primo spazio è dedicato a questo tema, che è un tema estremamente importante, visto lo stato in cui versa la professione, ma soprattutto lo stato in cui versa la società, no? Siamo nel pieno della rivoluzione digitale, sono passati oramai un sacco di anni, a dir la verità ne sono passati 30, e però siamo ancora qui a ragionare su come starci dentro questa rivoluzione digitale, e alcuni mestieri, e quello del giornalista purtroppo è uno di questi, stanno, come dire, segnando il passo in modo pesante. Allora proviamo ad andare velocissimamente, anche perché siamo un po' in ritardo. Questo sono io, me l'abbiamo già detto. Questi sono i dati. E questi sono i dati che vengono direttamente dall'INPGI e sono i dati che noi usiamo. Sono dati che oramai vi saranno tristemente noti. Comunque li riguardiamo un attimo insieme. Lo stato della professione dal punto di vista dei contratti di lavoro dipendente è questo ad oggi. Quindi dai 17.000, che erano già pochi del 2012, oggi siamo ai 15.000. È chiaro che con 15.000 dipendenti l'INPGI non può supportare la professione così come ha fatto fino adesso. Non a caso quest'anno l'INPGI ha chiuso per la prima volta in passivo il suo bilancio, quindi evidentemente c'è un problema strutturale. Questi sono dati freschissimi, sono arrivati ieri, la ricerca è del Pew Research Center, che è uno dei centri di ricerca giornalistica americani più interessanti, importanti, fa un lavoro davvero eccellente. Ecco, questo è un paese diverso, questa è l'America, però come vedete la questione non sta messa tanto bene nemmeno da loro. Loro non hanno un ordine, sono, no, strutturati in un altro modo, però evidentemente anche loro hanno subito pesantemente i riflessi della crisi. Meno 23% di occupati in questo periodo, dal 2008 al 2017, i giornalisti sono passati da 114.000 a 88.000. Attenzione, l'America non è l'Italia, sono tanti di più gli americani rispetto a noi, però i giornalisti occupati sono come noi, siamo 110.000 in Italia, quindi il dato è un po' strano se ci pensate. Com'è possibile che in America ci siano lo stesso numero di giornalisti? Anzi, erano lo stesso i giornalisti, perché in realtà sono 88.000. C'è stata una flessione fortissima nei quotidiani, così come da noi. Sta andando un po' meglio nel web, evidentemente loro stanno facendo sperimentazione e qualcosa sta succedendo. Poi bisognerebbe analizzarlo, come dire, un pochino più nel dettaglio, e non lo possiamo fare. Però 7.400 posti nel 2008, 13.000 posti oggi. Quindi un po' hanno recuperato proprio sul web, mentre invece appunto la flessione nella carta stampata è fortissima. La televisione rimane stabile, complessivamente sono stati persi 32.000 posti solo nel settore della carta stampata. Che cos'è la media literacy? È l'educazione ai media. Perché è così importante in questo momento? Beh, perché i media sono cambiati. Ma non solo, la società è talmente tanto cambiata che tutti noi siamo diventati emittenti e trasmittenti. Quindi siamo noi stessi, non noi giornalisti, noi persone, siamo diventati dei media. Non a caso, tutta la polemica che ogni giorno viene fuori da quello che succede sui social media ci tiene avvinti, no? Proviamo a capire. Serve un'alfabetizzazione, è necessario che la società si conformi a queste nuove, no? A questo nuovo modo di essere. L'alfabetizzazione è necessaria proprio perché la questione dei nativi digitali e delle persone adulte che si sono ritrovate dentro questo passaggio è una falsa questione. Non è vero che i nativi digitali sanno tutto e gli adulti non sanno nulla. Siamo entrambi carenti sotto vari motivi, per vari motivi. E quindi l'alfabetizzazione dovrebbe essere fatta a 360 gradi e dovrebbe entrare nella scuola.
nella scuola dell'obbligo dal primo momento. Questo è il mondo dei media così come lo concepiamo proprio per l'educazione ai media, no? C'è il comparto del digitale, del web, che fa parrocchia a sé stante, e poi ci sono gli altri, fra cui anche la televisione e il cinema, naturalmente, la radio e la carta stampata. Quindi, comprendendo il mondo, partecipiamo al progresso. Nella media literacy, le 5C, che un po' riecheggiano le 5W del giornalismo, ma non sono naturalmente la stessa cosa, ci ricordano come dovremmo porci, quali sono i settori in cui dovremmo evolverci per usare in modo comprensibile i media. È chiaro che il nostro ruolo dal punto di vista professionale è un po' diverso rispetto al ruolo delle persone comuni, no? Perché noi siamo, come dire, una specie di spartiacque, siamo lì per fare una professione, ma per farla in modo evoluto, e quindi dobbiamo prima di tutti comprendere meglio questo cambiamento. Quindi le competenze necessarie che dovremmo avere tutti quanti, attenzione, non solo i giornalisti, sono poi, alla fine, se le guardate, le competenze che normalmente abbiamo noi giornalisti, o dovremmo avere, no? Però queste competenze oramai sono spalmate a 360 gradi su tutta la società. Il primo motivo per acquisire queste competenze è un motivo di sicurezza. Noi non possiamo agire in modo inconsapevole quando utilizziamo gli strumenti della nostra professione, nel caso specifico, ma in realtà per comunicare come cittadini a 360 gradi, perché c'è un problema di sicurezza, un problema grave di sicurezza, e la sicurezza nel mondo digitale, permettetemi un brevissimo inciso, non la si conquista con una cassaforte o con delle catene. Quello è il mondo analogico. Il mondo digitale funziona in un altro modo. Quindi la sicurezza si conquista soprattutto attraverso la consapevolezza, e la consapevolezza sta in un processo culturale e quindi nell'apprendimento di tutta una serie di step. Questa cosa non significa che tutti siamo diventati giornalisti, anche questo è un falso problema. Sentiamo e parliamo e commentiamo continuamente il problema delle fake news. Per come la vedo io, naturalmente è opinabile, evidentemente è un mio pensiero, il problema delle fake news non sussiste. Le false notizie, le bufale, come le vogliamo chiamare, sono sempre esistite, evidentemente. Ecco, ora è andato via tutto. Il problema vero è, ok, è tornato, non si sa perché, il problema vero è starci dentro questo mondo e capire quali sono gli equilibri di questo mondo. Quindi non incartiamoci sulla logica delle fake news, perché se no pensiamo davvero che tutto il mondo e tutte le persone siano giornalisti. Non è la stessa cosa. Ci sono dei professionisti che fanno un certo lavoro e che devono recepire i cambiamenti di questo lavoro e stare dentro questo lavoro in un modo un po' diverso. Ora vediamo come. Riecheggia lo stesso concetto, no? Postare è uno dei verbi più usati, sia in italiano che in inglese, che è la lingua più praticata sul web, no? Eppure vuol dire pubblicare, quindi risiamo da capo, allora siamo tutti giornalisti? No. Va ridefinito il ruolo del giornalismo. Il giornalismo sappiamo che è il quarto potere e quindi ha un ruolo e una posizione, no, sociale estremamente importante. Quindi che facciamo? Arriviamo alla provocazione di tutelarlo costituzionalmente come i tre poteri sovrani che la Costituzione tutela? No. Anche perché l'articolo 21 della Costituzione dice questo. Quindi non è che dobbiamo inserire un quarto potere sovrano nella Costituzione. In realtà è il contrario, è proprio la libertà di espressione che fa in modo che lo Stato sia democratico. E quindi l'articolo 21 della Costituzione è già una tutela sufficiente. Questa purtroppo è una foto che conosciamo tutti molto bene.
Però, come mai proprio i nostri colleghi, molti nostri colleghi, l'hanno raccontata come se fosse una fatalità? Secondo voi il crollo di un ponte è una fatalità? Come fa a essere una fatalità? È evidente che è un problema di incuria, no? È evidente che ci sono delle ragioni oggettive ed è altrettanto evidente che il giornalismo in questo senso deve fare il proprio lavoro. E il proprio lavoro è raccontare la cronaca. C'è questo bellissimo libro che ha scritto un signore che tra l'altro oggi chi si fermerà anche nelle prossime ore vedrà di persona, perché è qui in mezzo a noi, che racconta proprio la differenza, una differenza molto marcata e, come dire, decisamente pesante nel raccontare un fatto facendo i giornalisti e fare, come vogliamo definire, un'opera di sciacallaggio mediatico. Non vorrei essere troppo forte, ma insomma, lui è un sociologo, si chiama Piero Dominici, lo vedrete dopo, lui lo racconta proprio esaminando il lavoro dei media, quindi dei giornalisti, sulla base del disastro del terremoto. No? Ora, in questo caso si può anche parlare di fatalità, evidentemente questo è un fatto naturale e totalmente imprevedibile, purtroppo. Una cosa come il Ponte Morandi evidentemente non è la stessa, no? Però anche in quel caso, cioè anche nel caso dell'Aquila, vi capiterà di leggere il libro, lo vedrete benissimo, è mancata da parte del giornalismo, sono mancate molte delle parti essenziali del nostro lavoro, cioè è mancata l'empatia con le vittime, è mancata la parte dell'indagine, è mancato l'accertamento dei fatti, la ricerca delle cause, insomma è questo il nostro lavoro, no? Pensate a cosa è successo appunto nel racconto ora dell'Aquila, perché vabbè, parliamo del libro di Piero Dominici, ma pensate al Ponte Morandi, no? Cioè il racconto del Ponte Morandi, vi viene in mente che sia avvenuta questa cosa, che ci sia stato da parte dei media questo tipo di atteggiamento, o vi viene in mente che tutti andavano alla ricerca degli scampati, o addirittura di qualcuno che aveva assistito, ma non per documentare, cioè voglio dire, no, il Ponte Morandi, cos'è successo a Genova? È cascato un ponte, no? Cioè evidentemente c'erano dei problemi, non è una cosa che non poteva essere prevista, no, in qualche modo, c'è un'incuria, ci sono problemi di manutenzione, cioè il giornalismo in questo che deve fare? Non deve mica andare alla ricerca dei sopravvissuti, no? Cioè deve raccontare in modo chiaro che cosa è successo e poi deve andare alla ricerca della ricostruzione, no? Allora succede che, mettendo insieme questo dato con un dato che è questo, il 5G, cioè il nuovo protocollo di trasmissione dei dati che sta per entrare in vigore, siamo, come dire, fra un paio d'anni l'Italia e il resto dell'Europa e del mondo utilizzerà questo protocollo per trasmettere i dati, e questo protocollo, che si chiama appunto quinta generazione 5G, non è soltanto un modo per trasmettere più velocemente il segnale, ma è un cambio di passo, ancora un'altra rivoluzione in mezzo a tutte le rivoluzioni che abbiamo già vissuto. Quindi, se noi torniamo sul Ponte Morandi, qual è il problema attuale del Ponte Morandi? Che dobbiamo abbattere questi tronconi, e quindi per abbattere i tronconi dobbiamo mettere dei sensori per capire lo stato del ponte, cosa sarà meglio fare, eccetera, quindi monitorare in modo continuo l'evoluzione di quel manufatto. Bene, quando entrerà in vigore il 5G, il mondo sarà completamente ricoperto di sensori. Quindi per noi in questo momento è un'emergenza e non sappiamo come risolverla. In realtà il mondo, non noi, questa roba non la vive come un'emergenza, ma la vive in questo modo. Cioè il mondo in cui viviamo fra un paio di anni sarà questo, sarà città intelligenti e internet delle cose. Perché? Perché gli oggetti parleranno fra di loro, perché saranno appunto tutti dotati di sensori, perché il protocollo 5G permetterà di annullare la latenza, cioè non ci sarà più
il tempo, no? Non ci sarà più l'intervallo di tempo fra una trasmissione e l'altra, e quindi anche le macchine senza l'autista potranno esserci davvero, non sarà soltanto una cosa fantascientifica, no? Perché il problema delle macchine che già stanno sperimentando, Google, eccetera, è che c'è ancora un po' di latenza, cioè c'è ancora un po' di ritardo fra la trasmissione e la ricezione del segnale. Quando le città saranno ricoperte di sensori, perché col protocollo 5G sarà annullata la latenza, a questo punto le macchine saranno in grado di gestire tutta una serie di cose. Non è fantascienza, è la nostra realtà, un paio d'anni. L'Italia, tra l'altro, in Europa, è l'unico paese che sta facendo la sperimentazione del protocollo 5G. Sono 4 città, una è Prato, una è Milano, una è L'Aquila e una è Bari, dove è già in corso da un anno la sperimentazione di questo protocollo. Questa sarà la configurazione delle città quando questa cosa avverrà. Voi vedete nelle singole cose, ora andiamo un po' veloci perché abbiamo iniziato un po' in ritardo, ma vedete, tutti questi punti nodali sono la rappresentazione di quello che vi ho appena detto, no? L'energia, il traffico, gli edifici intelligenti, cioè tutte queste cose saranno gestite dall'intelligenza artificiale attraverso i sensori con la trasmissione del segnale in tempo reale. Questa è una definizione interessante dell'internet delle cose. Un collegamento intelligente fra sfera digitale, fisica e umana per acquisire comunicazioni di dati fra gli oggetti in modo sicuro. E questa è appunto l'altra slide dove l'internet delle cose, quell'altra era le città intelligenti, no? Questo è l'internet delle cose, quindi la connessione fra i device, cioè fra tutti i nostri apparati, i dati, quindi la raccolta e lo scambio di dati in tempo reale direttamente fra le cose, la comunicazione, l'analisi, e quindi il machine learning nel senso di macchina a macchina che parla, acquisisce dati, ne fa tesoro e trasforma questi dati in ulteriore analisi. E poi questi dati hanno un valore. E infine tutto questo ricade sull'uomo, che ne dovrebbe ricavare un ulteriore valore. Su questo, come dire, oggi ne parleremo a lungo, insomma, il valore c'è, ma bisogna che riusciamo davvero a sfruttare, no, queste occasioni, a non essere invece schiavi di queste cose. Il giornalismo in tutto questo ha un ruolo fondamentale, ma naturalmente deve cambiare, come abbiamo detto prima, la propria definizione, no? Deve, quello che sappiamo fare, quello che è già il nostro bagaglio culturale, certamente continueremo ad usarlo, ma dobbiamo aggiornare la nostra funzione. E come? Queste sono 3 operazioni che qualunque giornalista oggi dovrebbe essere in grado di fare in quest'ordine. La curation, no? Cioè l'usare le cose degli altri per costruire un nostro percorso, che non vuol dire copiare o rubare, ci mancherebbe altro, ma vuol dire tenere conto. Del resto noi viviamo in un'epoca in cui i dati sono sempre più sovrani, no? Non dobbiamo essere sovrastati dai dati, e noi siamo un punto importante, noi giornalisti siamo un punto importante in cui l'overload informativo, e quindi il surplus di dati, transitando attraverso la nostra professionalità, può essere interpretato. Noi possiamo reinterpretare il mondo, e il mondo questo problema dell'overload ce l'ha, e come, e ne avrà sempre di più, e arriverà un momento a brevissimo, ovvero quando il mondo sarà totalmente ricoperto di sensori, quindi fra 10 minuti, in cui non basteremo noi a fare questa funzione, no? Ma noi dovremmo capire come utilizzare in modo congruo le macchine, che invece dialogheranno fra di loro. Quindi ancora di più la nostra funzione sarà importantissima, perché
da quel punto in poi dovremmo avere ulteriori competenze, oltre a cultura, per fare queste operazioni. E questo è uno dei passaggi fondamentali, no? Il momento in cui le macchine auto apprendono. E quindi, se le macchine auto apprendono, teoricamente possono anche salutarci, no? Ora, questo è uno scenario evidentemente fantascientifico. Ci sarà un intervento oggi del professor Mario Rasetti, che è un fisico di fama mondiale, che studia proprio questi fenomeni in base alla comprensione di come funziona il cervello umano e il cervello elettronico, no? E vi spiegherà che il cervello umano non può essere riprodotto. Quindi, come dire, un illustre scienziato ha una teoria in questo senso. Non tutti la pensano in questo modo. La cosa che io, che non sono uno scienziato e che cerco di capire insieme a voi, vi suggerisco è di approfondire, cioè cercare di capire il funzionamento. Questa è la cosa più importante. Per esempio, la questione dei bot, no? Ne abbiamo sentito parlare quando è scoppiato lo scandalo Cambridge Analytica, no? Quando siamo venuti improvvisamente a capire che i nostri amici social media forse poi tanto amici non sono, forse fanno un uso strumentale dei dati che noi più o meno consapevolmente eroghiamo ogni secondo della nostra vita quando stiamo sui social. E poi abbiamo capito anche che durante le elezioni, nel caso specifico quelle americane, però poi abbiamo scoperto che questa cosa è successa, è stata ripetuta un po' dappertutto, anche forse nelle ultime elezioni italiane, questi bot, che non sono altro che stringhe di codice che agiscono come fossero dei piccoli robot e quindi fanno un'azione ripetuta per un quantitativo enorme di volte, per un uso strumentale, no? Quindi il bot può essere usato come un risponditore automatico di FAQ, cioè di domande frequenti, da un customer care di una qualunque azienda, un customer service di qualunque azienda, e può essere un uso utile. Oppure può convincere persone indecise o persone che hanno appunto devono prendere delle decisioni, magari votare, che quella determinata cosa, che non è vera, invece sta accadendo, no? E quindi vengono bombardati in automatico da messaggi continuamente erogati appunto in modo automatico attraverso questi sistemi per convincere la gente a votare in un certo modo. E questa è una delle cose, l'intervento dopo di me ne parlerà a lungo, c'è Michele Mezza che è espertissimo di questa cosa. Quindi è sempre una questione di comprensione. Considerate che già oggi i bot sono totalmente indistinguibili da un umano. E un altro dato importante, che non è esattamente legato ai bot ma che è molto legato al nostro giornalismo, è che già oggi il 60% degli articoli giornalistici che trovate nel mondo sono scritti direttamente dalle macchine. Già oggi. Un altro aspetto, e qui vado velocissimo perché se no non ce la facciamo, dello stare in modo coerente dentro questo mondo, soprattutto per chi fa la nostra professione, è questo, la gestione dell'odio, no? Il cosiddetto hate speech, e quindi la gestione dei commenti, per esempio. Noi come LSD abbiamo partecipato a questa ricerca, che è una ricerca europea, attraverso la quale abbiamo indagato proprio come il mondo giornalistico in 6 paesi d'Europa, compresa l'Italia, si comportava rispetto alla gestione appunto dei commenti, no? Dei commenti malevoli. La ricerca è molto lunga, ma insomma noi l'abbiamo sintetizzata in 3 slide. Vedete questa, che è forse la più semplice e comprensibile, no? Qual è il miglior modo per contrastare e prevenire? È starci nelle cose. Cioè, alla fine la differenza la facciamo sempre soltanto noi. Se noi diamo l'impressione che una chat viene moderata, anche senza intervenire, no? Ma facendo capire però che le persone sono monitorate, che viene tenuto conto dei loro pareri, che ci siamo. Possiamo essere giornalisti di una testata, possiamo essere
giornalisti di un ufficio stampa, quindi rappresentare un'azienda, no? La cosa migliore, ve lo dico dal punto di vista statistico, cioè dei risultati di questa ricerca, è sempre soltanto questa: dare le informazioni in modo chiaro e poi far vedere i fatti nella loro obiettività e dare l'impressione alle persone, ma non l'impressione basta, no? Evidentemente, però insomma, che la gente si convinca che ci siamo, che siamo davvero lì. È necessario intervenire non sul pensiero, ma sui modi, anche perché se no diventa un dibattito uno a uno e questo non può succedere mai. Le persone devono essere sicure che qualcuno c'è di là che ascolta, ma devono anche sapere che ci sono dei criteri oggettivi che non possono varcare, no? Si parla di policy. La Stampa è uno dei giornali che ha lavorato di più su questa cosa, no? Addirittura alla Stampa c'è una persona che si occupa proprio di queste cose, che si chiama Anna Masera, che immagino conosciate in diversi qui a Torino, e che ha studiato proprio tutti questi meccanismi, no? Fino a diventare il rappresentante del giornale nel rapporto con i lettori. Quindi moderazione attiva del dibattito, interventi tempestivi, presenza visibile ma non invadente, regolare il dibattito per prevenire situazioni ingestibili, perché poi degenera sempre, far percepire la presenza, in questo caso della redazione oppure del moderatore, più che provare a controllare, perché non c'è niente da controllare, non è che siamo i vigili, no? Siamo semplicemente una parte del tutto. E anche questo sta proprio nell'assimilazione del concetto di fondo della cultura digitale, il concetto basilare, quello appunto che non esiste più un emittente e un ricevente, ma siamo tutti sullo stesso piano. Poi naturalmente ciascuno con la propria opera anche professionale, quindi un farmacista continua a essere tale e un giornalista continua a essere tale, perché no? Parole proibite, risposte predefinite, rilevare e rispondere in automatico. Questi sono i comportamenti che non bisognerebbe fare, no? E invece bisognerebbe cercare di alleggerire il lavoro dello staff, del community management, quindi l'interazione fra i giornalisti e quelle figure, pomeriggio ne parlerà proprio Stefano Tallia, no? Insieme al rappresentante dell'USPI, che sono nuove figure professionali che addirittura sono state inserite in un contratto, no, che può essere applicato tranquillamente anche alla nostra categoria, no? Quindi ci sono altre persone, altre figure professionali che fanno parte di questa filiera. E poi vedete in fondo c'è quel punto di domanda con quella parola chatbot, sono i soliti bot di cui abbiamo parlato un secondo fa, no? Esiste anche una forma di intelligenza artificiale che può essere utilizzata e che viene utilizzata per gestire i commenti. Allora, qui siamo su un lavoro che abbiamo fatto come LSD e che va sempre nella stessa direzione, no? Nella relazione annuale del garante, di Angelo Soro, del garante della privacy, viene fuori questa frase, la dice lui: il web non è tutta la rete, ma solo parte che gli algoritmi selezionano e ci fanno vedere. Questo è un altro concetto basilare, perché è evidente, no? C'è una selezione preventiva, quindi nella formazione dell'opinione pubblica uno dei, no, delle nostre funzioni precipue come giornalisti, dobbiamo sapere che c'è qualcosa a monte in questa nostra società che sta per la maggior parte del tempo online, che ne limita, no, l'operatività. E non lo dico io, ma lo dice appunto l'autorità garante della privacy, cioè un meccanismo statale pagato molto bene con fior di professionisti che fanno indagini in questo senso, e continua dicendo: gli algoritmi non sono calcoli neutri, ma opinioni umane strutturate in forma matematica. Quindi non esiste l'oggettività quando parliamo di queste cose, cerchiamo di interpretare e di capire come funzionano questi meccanismi, se no rimaniamo al palo.
L'altro aspetto determinante è che è cambiato il nostro modo di fare, accedere alle informazioni e accedere ai media per lo svago, no? Per l'intrattenimento. Non siamo più fermi davanti a un televisore, ma ci facciamo il nostro palinsesto televisivo. È proprio Soro che definisce questo modo di fare TV liquida, cioè ognuno di noi si fa il proprio palinsesto e guarda quello che crede, evidentemente non, cioè sì, con lo strumento televisore, ma anche con lo strumento computer, ma anche con lo strumento tablet, no? Carichiamo, accediamo tramite connessioni e ci guardiamo quello che ci fa più piacere, non siamo più fermi, no? Scusate. La stessa cosa succede per l'accesso all'informazione, e questo è ancora peggio perché accediamo ad un'informazione che, come abbiamo visto prima, viene già pesantemente influenzata dalle scelte che gli algoritmi fanno per noi. Queste sono le caratteristiche che nella relazione di Soro fatta a luglio di quest'anno si sono evidenziate dagli studi che loro fanno quotidianamente. Quindi sono i nostri comportamenti da loro fotografati. Allora noi di LSD, per cercare in qualche modo di starci il più possibile dentro questo momento e soprattutto per aiutare la nostra professione, abbiamo fatto qualche riflessione. Una di queste l'ha fatta questo signore qui, a cui io ora cedo un attimo il microfono, se poi volete anche fargli due applausi come c'è scritto non gli dispiace, che si chiama Marco Dal Pozzo. E lui è un ingegnere nella vita reale, però in realtà è un grande studioso di giornalismo e ha elaborato una teoria che adesso vi illustra velocissimamente. Ringrazio, si sente? No, sì, ok. Ringrazio il presidente per questo assist, chiudo subito il triangolo, poi lui fa il gol finale. Alza il volume, Marco. Sì, ok, metto meglio. Il tempo a disposizione è pochissimo, quindi diciamo che in questi 10 minuti riassumo il nocciolo della nostra proposta. La brevissima introduzione è che noi eravamo 4 anni fa a Prato, in una delle prime edizioni di Digit, a presentare la ricerca, una ricerca che appunto avevo elaborato io, ma che poi è stata sviluppata grazie all'associazione. È una ricerca che teorizza, in cui viene teorizzata la necessità non tanto di un modello di business per le imprese editoriali, ma di un modello sociale per la nazione. Il concetto di partenza è quello del bene comune. Il bene comune, in una delle tante sue definizioni, io ho in questa slide scritta a mano a testimonianza del lavoro artigianale che c'è stato dietro l'elaborazione della ricerca, ho preso una rassegna di Paolo Cacciari in cui lui dice che il bene comune è un bene strategico che consente l'attuazione di strategie per l'appunto per il bene di un paese. Marco. Allora il passaggio che abbiamo fatto è che se la conoscenza viene intesa come uno strumento strategico, e quindi intendendo i quotidiani come uno strumento che veicolano conoscenza, quindi se con la conoscenza è uno strumento strategico, i quotidiani sono uno strumento strategico, la conoscenza e i quotidiani che fanno informazione sono un bene comune. Quindi questo è il primo passaggio. Il secondo passaggio è che se la rete, e quindi l'online inteso in senso, come noi facciamo sempre, in senso più che altro culturale, prima ancora che infrastrutturale, è uno strumento strategico, allora la rete, e quindi l'online inteso appunto, ripeto, in senso generico e culturale, è un bene comune. Quindi queste due considerazioni relative alla conoscenza e alla rete portano ad una conclusione, cioè che i quotidiani online sono un bene comune.
E questi erano i principi che sono dietro il lavoro di ricerca e in 4 anni abbiamo fatto dei passi in avanti e a febbraio di quest'anno eravamo a Roma alla Federazione Nazionale della Stampa a presentare una prima bozza di proposta di legge che consentirebbe l'attuazione del modello che ha quei principi che ho detto un minuto fa. Sempre nella definizione dei beni comuni, nella stessa rassegna citata prima, l'autore dice che quando non vengono riconosciuti dai cittadini come tali, allora deve intervenire la legge con qualche artificio a dire che un qualcosa è un bene comune. Allora, la prima legge di riferimento, come potete vedere, è la Costituzione, che nell'articolo 3 parla di dignità sociale della persona e di sviluppo della persona umana. Questo articolo della Costituzione ci ha permesso è stata la linea guida per elaborare la proposta di legge che praticamente è un finanziamento rivisto per l'editoria erogato in una modalità che non è una modalità ortodossa, se vogliamo dire così, ma è una modalità che prevede il passaggio del denaro pubblico attraverso le mani dei cittadini che poi hanno libertà di scelta nell'acquisto delle notizie online. Quindi il lavoro che noi abbiamo fatto è stato quello di individuare le due leggi da toccare per rendere attuabile questo modello. La prima legge è quella proprio del finanziamento per l'editoria. Tutti i documenti sono online. Visto che la presentazione, il primo intervento di stamattina riguarda la media literacy, volevamo semplicemente porre l'attenzione su quella che è stata la definizione che noi abbiamo voluto fare di contenuto di qualità. E il contenuto di qualità è quello che interverrebbe quindi nella modifica dell'articolo 7 della legge sul finanziamento attualmente in vigore. Un contenuto di qualità, si dice nella ricerca e quindi entrerebbe in questa proposta di legge, è quello che permette ai cittadini lettori di individuare più facilmente la natura del contenuto che si sta leggendo, inteso non in termini di contenuto in sé, ma delle modalità con cui il contenuto viene erogato, vale a dire un contenuto che, in cui l'editore rende in modo trasparente al lettore le informazioni relative, che ne so, alla proprietà della testata, al fatto che se ci siano contenuti pubblicitari, se per esempio il contenuto è prodotto oppure no da un bot, cosa che non è assolutamente trasparente al momento, oppure un contenuto che è accessibile, inteso in senso proprio di accessibilità tecnologica dei non normodotati alla fruizione del contenuto online, oppure un contenuto che deve essere interoperabile, vale a dire semplicemente linkare le fonti che utilizza. E proprio di questi giorni un articolo fatto sul caso di Spinoso negli Stati Uniti del New York Times ha fatto una ricerca mastodontica ed è stata citata nei quotidiani americani, è stata citata una testata concorrente senza nessun problema. Io sinceramente non so quanti siano i link a testate giornalistiche esterne nei quotidiani che noi leggiamo in Italia, quindi questo era un altro attributo di qualità. Quindi questo è il primo aspetto, quindi contenuto di qualità. L'altra cosa interessante, almeno a nostro giudizio, è la modalità di erogazione. Come dicevo prima, l'idea è quella di far transitare il denaro pubblico attraverso le mani dei cittadini, che quindi, ripeto, non hanno la totale libertà di scelta tra i contenuti che però hanno le caratteristiche che dicevo prima di qualità. Lo strumento che noi abbiamo individuato, legislativo, è l'intervento per modificare l'attuale legge che riguarda il reddito di inserimento, che magari con quello che sta succedendo proprio in queste ore sul reddito di cittadinanza in approvazione o comunque in preparazione potrebbe portarci non più a intervenire sulla legge attuale ma quella che avremo fra qualche tempo. Il reddito di inserimento noi lo vediamo come un modo per dare dignità alla persona umana e perché la persona umana si possa appunto sviluppare secondo i criteri dettati dall'articolo 3 della Costituzione. Quindi dire che si interviene sulla legge del reddito di inserimento significa dire
prevedere in quella legge lì un meccanismo che appunto prescriva l'erogazione nei modi che poi dovranno essere studiati, l'erogazione per i cittadini di una somma che può essere spesa su base quotidiana per l'acquisto di contenuti online. Questa era una, diciamo, una brevissima parentesi che io ringrazio ringrazio il presidente Marco per avermi concesso quest'ulteriore opportunità. Noi speriamo, anzi sicuramente andremo avanti perché crediamo che questa sia una, tutti insieme crediamo che sia una buona proposta. Quindi chiudo il triangolo e ti ripasso la palla. Grazie Marco. Chiudiamo rapidamente il ragionamento sottolineando il fatto che ora Marco forse non è stato sufficientemente, non ha rimarcato in modo pesante, perché essendo l'autore non, come dire, vuol stare un po' defilato, ma questo ragionamento che ha appena fatto sta dentro un libro che si chiama One News Two Cents, che potete scaricare direttamente online a 99 centesimi e che va verso la ricerca di un modello etico che non è soltanto business, perché poi dentro c'è anche la possibilità di dare nuova linfa e sopravvivenza al nostro settore che, come sapete, invece naviga in cattive acque, no? Proprio cambiando completamente l'ottica, ma in più si occupa anche dell'aspetto etico che, insomma, nel nostro lavoro teoricamente dovrebbe essere estremamente importante, no? Quanto quello commerciale. Ecco, questo tipo di taglio lui se l'è inventato facendo una serie di ricerche su lavori fatti da altri e ben più noti studiosi, quindi cioè, è tutto motivato ed è tutto strutturato, non è che ieri notte improvvisamente. Per questo motivo è molto importante, per nostro evidentemente specifico avviso, portare avanti questo tipo di cosa, perché siamo nella palude della ricerca del fantomatico modello di business. Lasciamo da parte l'etica, no? Che invece teoricamente dovrebbe riguardarci. Cioè, tutti noi, e lo sappiamo, no? Quotidianamente siamo qui a dirci, beh, ma allora come camperemo, visto che la carta è in crisi e il digitale non ci dà i soldi per poter campare così come siamo adesso? Questo è uno scenario interessante, quello profilato da Marco, che noi abbiamo sposato al 100%, perché è uno scenario che non solo pensa al business, ma pensa anche all'etica. Chiudiamo. Quindi noi viviamo in questo mondo che è smaterializzato, disintermediato, in cui appunto il nostro ruolo, il ruolo dei giornalisti, è decisamente molto importante, quindi non credete a nessuno che vi dica che siamo inutili, obsoleti e peggio che mai in crisi. È vero che c'è un problema oggettivo di business, ma è vero che il problema oggettivo dei business c'è in tutti i settori, non soltanto nel nostro. Non è che altri settori vanno meglio. Quindi, che cosa si può fare? Tante cose le abbiamo già dette. Vi lascio con questo esempio che è mutuato dal lavoro che sta facendo la Biblioteca Pubblica di New York, un organo pubblico appunto, che ha aperto un account su Instagram. Dice, vabbè, le solite mode. No, loro hanno fatto questo. Non hanno aperto un account su Instagram per moda, hanno aperto un account su Instagram per portare a leggere i libri là dove sono le persone. Questo è un aspetto che nessun editore sta seguendo, sicuramente non in Italia, ma anche nel resto del mondo non tanti lo stanno facendo. Cioè, pensate un attimo, portare le persone, portare i libri dove sono le persone. Cioè, l'account su Instagram non è moda, ma è un mondo che dobbiamo frequentare. Allora, alla Biblioteca di New York si sono inventati questa cosa, ci hanno fatto un lavoro che non è solo comunicazione, ma hanno tradotto nel senso di adattato i libri e quindi la lettura dei libri per Instagram, e hanno cominciato a diffondere la letteratura attraverso questo strumento. Mi sembra una bella storia. Grazie.